a tutti. Oggi sono qui col video haul del mese di giugno e sono anche abbastanza in anticipo sulla tabella di marcia. A dire il vero, giugno non è ancora finito nel momento in cui sto registrando questo video e molto probabilmente comprerò qualcosa ancora la prossima settimana, perché a luglio partirò, il primo di luglio partirò per le ferie, per il mare, quindi devo comprare ancora la borsa e altre piccole cosine. Quindi può essere che magari il prossimo mese vi faccia vedere qualcosina che in realtà ho comprato a giugno. Ma è una sottigliezza più che altro. Appunto, ho voluto registrare comunque questo video nonostante giugno non sia ancora finito, perché appunto andando al mare poi rischiavo di andare troppo avanti. Quindi vabbè, fa lo stesso. Di cose ne ho una valangata, perché appunto dovendo comprare cose per il mare sono andata in frenesia da oh mio Dio, mi manca tutto. E quindi niente, vi farò vedere quello che ho preso in questo mese. La prima cosa di cui vi parlo non è una cosa che ho comprato, ma una cosa che mi è stata spedita dall'azienda, e si tratta di Firmo, ed è un negozio online di occhiali con cui io comunque ho già collaborato altre volte in passato. Mi avevano mandato una volta un paio di occhiali da vista, che tra l'altro sono questi, di cui avevo fatto anche comunque la recensione sul blog, nel caso ve la lascio nell'info box. Poi avevo fatto la recensione anche di un paio di occhiali da sole, sempre graduati, appunto per la mia graduazione, e anche quelli mi erano piaciuti tantissimo. Questi ad esempio sono quelli che uso molto al momento, perché gli altri che usavo prima mi ci sono seduta sopra e quindi si sono allargati tantissimo, non gli ho ancora trovato il tempo di portarli ad aggiustare, quindi per ora sto usando questi, mi piacciono molto. E appunto mi hanno chiesto di fare un altro review per loro, solo che io probabilmente a settembre mi opererò gli occhi. È una cosa a cui pensavo da tanto tempo, quindi ho deciso di fare l'operazione. In realtà non sono sicura di poterla fare al 100%, perché vado a Siena e hanno questo sistema appunto per chi viene da lontano, per cui ti fanno la visita il primo giorno, se ottieni l'ok il giorno dopo ti operano e il terzo giorno ti fanno la visita di controllo e ti mandano a casa. Quindi io lo saprò in quel così lì se posso essere operato o no, ma comunque visto che appunto la mia idea è di farmi operare, gli avevo detto che in realtà avendo già parlato comunque del brand, magari non sentivo la necessità di parlare di nuovo, di avere di nuovo un occhiale da vista da recensire. Quindi mi hanno proposto di un paio di occhiali normale da sole. E quindi io ho preso questo qua. A specchio. E mi piacciono un sacco. Sono un po'... non sono stabili, cioè sembrano molto leggeri. Ammetto che forse per quelli da sole e basta la qualità sembra un po' inferiore rispetto a quelli da vista. Quelli da vista mi piacciono tantissimo, proprio la montatura è bella stabile, anche quelli da sole ma graduati. Questi invece erano un'altra categoria ancora. E sono questi qua. Io adesso vorrei cercare di evitare di farvi vedere il casino che ho in camera. Non so se ci riuscirò. Ah, mi piacciono un sacco, a specchio poi. E tra l'altro Firmo mi ha anche dato la possibilità di darvi di usare un codice sconto che appunto dà la possibilità di avere in omaggio un paio di occhiali con lenti graduate per il primo ordine. Quindi se è il vostro primo ordine, dovete pagare semplicemente le spese di spedizione, che non sono basse, perché comunque mi pare che siano sui 17 euro, ma sono spese con il corriere e quindi sono molto veloci, tracciabili, e in una settimana anche meno avete i vostri occhiali. Occhiali che arrivano con questa custodia, con appunto il pannetto pulisci occhiali, e questa vitina che serve appunto per avvitare le aste quando si smollano. Comunque vi lascio il codice nell'info box, sia il codice che il link al sito, che la durata, perché mi pare che duri fino al 17 luglio il codice. E se cercate un paio di occhiali diciamo di scorta, perché servono, vi parlo per cosa personale, esperienza personale, secondo me possono essere una buona alternativa, perché comunque con col codice sconto, con la spedizione basta, ma di base con 30-40 euro ve la cavate e avete un paio d'occhiali comunque graduati e adatti appunto per vederci
Comunque, sul sito trovate anche tutte le indicazioni per come mettere bene la vostra gradazione e il vostro punto focale per poter far sì che gli occhiali siano al meglio, insomma. Poi cominciamo con gli acquisti. Questo è stato senza dubbio il mese dei sandali. Non giudicatemi per la quantità di sandali che ho comprato questo mese, perché in realtà sono arrivata con l'estate alle porte, mi sono resa conto che non avevo sandali estivi. Avevo quelli dell'anno scorso, ma erano brutti e rotti e rovinati, quindi li ho buttati via. E in più ho scoperto la meraviglia che sono i sandali con i lacci, e quindi ne ho comprati tipo una valangata. Comunque, la prima cosa che vorrei farvi vedere da H&M è una maglietta, una t-shirt, che però non ho sotto mano perché è a lavare, mannaggia. Però mi piace tantissimo, quindi ci tengo a farvela vedere. Vi metterò una foto di un outfit con la maglietta indossata. E mi piace tantissimo perché appunto il disegno, sono paillette, le trovo abbastanza eleganti come disegno, ma divertente perché sono ananas, mi piacciono un sacco. La maglietta è larghissima, tant'è che io ho dovuto prendere una taglia in meno, ma comunque sta molto larga, ha il taglio strano sulle maniche come un po' tutte le maglie di H&M, però a me piace molto come mi cade perché appunto è leggera. E secondo me è un'ottima maglietta che può essere messa sia in modo un po' più elegante, come ho fatto io nell'outfit, che molto sportiva, magari con un paio di jeans. Quindi ci tenevo a farvela vedere. Altre cose che ho comprato da H&M sono appunto un paio di sandali, di quelli che vi dicevo prima con i lacci. E sandali con i lacci, io intendo appunto questi laccetti qua, che potete giostrarvi. Una volta indossati i sandali. Io subito ne sono stata alla larga perché pensavo che si rischiasse l'effetto cotechino. E in alcuni casi è vero. Però paradossalmente è molto più comodo questo genere di sandalo perché almeno riesco a aggiustarmi un po' l'apertura davanti e quindi mi stringono meno la caviglia. Quindi ho fatto in modo di prendere sempre scarpe che comunque chiudessero, se non alla caviglia, comunque nella parte bassa, che non avessero il filo da girare attorno alla caviglia, ma semplicemente appunto la parte di sandalo. E niente, ho preso questi qua neri, sono molto carini, molto comodi, li ho già anche messi tanto. In più questi sono comodi perché, quante volte ho detto comodi? Perché dietro hanno la cerniera, quindi voi sistemate i vostri laccetti davanti come vi va bene a misura del piede e dietro, una volta messi, non dovete più stare a metterli e toglierli, basta usare appunto la cerniera e sono molto comodi. Piatti perché ormai sono giunta alla conclusione che i tacchi per me è meglio evitarli perché poi li uso pochissimo, quindi mi butterò probabilmente sulle scarpe piatte, almeno d'estate sicuro, perché comunque andando spesso in centro, comunque camminando, mi capita spesso di uscire e di dover camminare per arrivare dove devo andare, è inutile prendere scarpe scomode, quindi vado con i sandali che sono comodi e pratici. Sempre da H&M ho preso questo mega poncho che in realtà non sono ancora molto sicurissima, molto sicurissima, molto sicura del mio acquisto. È un mega poncho enorme, tant'è che mi pare addirittura che fosse della linea regular. E appunto è enorme, enorme, enorme. L'ho preso come prendisole, come non prendisole, coprisole da usare al mare. Quindi è di pizzo traforato, quindi sotto si vedrà comunque il costume. Ed è un mega rettangolo di stoffa pizzata. Però mi sembrava una cosa carina da mettere appunto sopra il costume. E infine ho preso sempre da H&M degli shorts, molto shorts per i miei standard. Questi sono della linea Plus e si chiamano Regular Waist Shorts. E sono appunto, sì, gli shorts della taglia regolare, cioè dalla vita regolare, perché c'erano anche alti e bassi, cioè e un po' più vita bassa mi pare. H&M ha una selezione di jeans ampissima, ha vari tagli, vari fit sia di gamba che di vita. Quindi se per caso cercate dei jeans in generale, ma shorts o anche appunto jeans normali, skinny, boyfriend, girlfriend, quello che volete, ne hanno tantissimi. E appunto questi hanno le tasche dove qua distressed, quindi con dei tagli sia da una parte che dall'altra, un pochino. Sono molto bassi per i miei, molto corti per i miei standard, arrivano a metà gamba, a metà
coscia e io non porto mai jeans così bassi, però che devo dire, me li sono provati, mi sono piaciuti un sacco, per quanto comunque le ginocchia siano lì e si vedono, le ginocchia ci saranno sempre perché sono così. E quindi ho detto vabbè, almeno per il mare di sicuro, poi vediamo, probabilmente magari capiterà anche che me ne metterò appunto a casa. Però gli shorts così mi piacciono molto. Siccome evidentemente io non so resistere ai pigiami stupidi, anche se poi come pigiami non li uso, tipo quella che ho addosso, la maglia che ho addosso in questo momento, quando è uscito questo pigiama da New Look io dovevo averlo, infatti l'ho preso, non so quanto lo userò però. Allora, le braghette con color mint, verde menta, con disegnati sui fenicotteri rosa, di nuovo, probabilmente. Sono ossessionata anche dai fenicotteri, ora non solo dagli unicorni. Quindi braghette corte, ovviamente da stare in casa, non da girarci. E maglietta, che in realtà questa io la userò normalmente, perché la trovo una maglietta molto carina. E apro appunto un flamingo, un... come si chiama? Non mi viene mai in mente il nome. Fenicottero. E dice, Today will be amazing. Ed è anche carino. Tanto carina. Infine, l'ultima cosa che ho preso da New Look sono questi sandali di nuovo. Questa volta li ho presi rossi, sono molto simili a quelli di H&M che vi ho fatto vedere prima, però diversi, non hanno la lasciatura qua davanti. Questi sono wide fit, quindi sono fatti per le piante larghe. Secondo me i wide fit di New Look comunque non vestono esageratamente, quindi nei wide fit di negozi come Evans, Simply Be o Yours Clothing prendo una taglia in meno, da New Look no, perché sennò mi sarebbero strette, però comunque dà la possibilità di avere più spazio appunto nella pianta, e quindi io qua mi ci me la veste bene il piede. E di nuovo in alto hai laccetti da regolare sulla caviglia, che di nuovo non è proprio il massimo perché segni la caviglia, però per contro riesci a regolare quanto stringere e quanto non stringere, quindi diventano comodi per quello. Li ho presi rossi perché comunque è un colore che adoro e quindi li vedo molto estivi. Ho fatto un mega ordine da Kiabi. Perché avevano le promozioni, non mi ricordo come si chiamano, comunque da due capi in su, da un capo in su, da due capi in su 50% su tutto, cioè ciao. Penso tra l'altro che siano ancora attiva questa promozione. Quindi ho preso, allora, questa t-shirt che l'avevo vista e l'avevo trovata tanto carina, visto che appunto con questa promozione l'ho pagata mi pare sui 7 euro e l'ho presa. L'occhio ha delle specie di fili che escono per fare le ciglia e dice Sometimes the eyes can say more than mouth. Amazing. La scritta è un po' stupida, però mi piacevano appunto un sacco il filocchio. T-shirt molto scialla da usare, in sciallatezza. Io invento parole nuove. Poi ho preso un paio di pantaloni bianchi che sono anche al contrario perché li ho tolti quando li ho provati e siccome non sono una brava persona li ho lasciati alla rovescio. Pantaloni bianchi, già sì, esatto. Perché voglio provare a indossare pantaloni bianchi. Sono sempre stato un mio tabù come il bianco in generale. Ho fatto anche di recente un post, una collaborazione con altri blogger. A riguardo, quindi magari ve la lascio anche quella nell'info box. E il bianco era una di quelle cose che tendenzialmente non vestivo mai. Ho incominciato a indossare il bianco sopra, prima come accessori e adesso anche come sopra. E volevo un paio di pantaloni, un vestitino, un paio di pantaloni per vedere appunto se mi ci trovo bene. E quindi, visto che appunto Chiabi aveva questa promozione, questi li ho pagati di nuovo 7 euro e quindi li ho presi. Non sono proprio jeans, sono tipo jeggings, diciamo, non hanno la patta davanti, però sono in materiale simil denim. Dietro hanno l'elasticone, che a me è molto comodo appunto per il dietro. Dietro hanno le tasche, solo dietro, non sul davanti. E sono una lunghezza circa di 7 ottavi, con un po' di spacchetti in fondo, elasticizzatissimi. E quindi niente, vedremo, li trovo molto belli addosso, anche la lunghezza strana, tutto sommato ci sta, anche perché penso che comunque li userò principalmente d'estate, quindi ci sta che siano un po' più corti. E tra l'altro li ho presi uguali i neri,
perché sono piena di jeans, però visto che erano più corti, ho detto va bene, li prendo perché per 7 euro fanno comodo, visto che una delle cose che uso di più è anche andare a lavorare, li ho presi anche in nero. Un'altra cosa di cui al momento sono obsessed, ossessionata, sono le magliette, le t-shirt, o comunque camicette, oddio, com'è? Così. Così. Con lo scollo bardò, comunque l'off shoulders, quelle che vanno portate qua praticamente, che siano con i laccetti o che siano con l'elastico, quelle con i laccetti sono un po' più comode perché non ti cadono giù, mentre quelli con gli elastici, tipo questi qui, sto sempre dietro a tirare giù, ma queste sono quelle che mi piacciono di più, quindi quando ho visto che questo appunto era in sconto l'ho presa. È un color bruciato che però sì, lo vedo molto estivo, molto boho. E in realtà non è altro che una camicetta, cioè una canotta con appunto sopra la balza che ti finisce sulle braccia. E la trovo molto carina e anche semplice da fare, quindi può anche essere che mi butti e decida di fare un tutorial su come realizzarle o comunque prima farmene una da sola per vedere se riesco a farle, perché sono tanto carine, tanto estive e sono secondo me un'ottima soluzione per ovviare alle spalle, alle braccia scoperte, cosa che a me non piace, però almeno in questo modo con i volant le spalle sono scoperte, diciamo la parte grossa delle braccia sono coperte, le spalle sono un po' più scoperte, quindi si rimane un po' più fresche, per quanto si possa rimanere fresche nella pianura padana, e quindi mi pare un ottimo compromesso. Non sono sicura che possa essere un modello adatto se avete tanto seno. Come dicevo, questo è stato il mese dei sandali, infatti non mi sono fermata coi due che vi ho fatto vedere, ma ne ho presi altre tre, con un paio di espadrilles che dovrebbero arrivarmi. Comunque, ho fatto un ordine da Asos. Da Asos avevo preso in realtà tre paia di scarpe, ma due le ho mandate indietro perché non mi piacevano, non me le vedevo. Queste invece le adoro, sono bellissime e sono di nuovo un paio di scarpe con il laccetto. E queste però sono più chiuse davanti, quindi mi piacciono ancora di più. Con la punta, io adoro le scarpe con la punta. Sono un rosso aranciato, più aranciato che rosso. E direi che in camera è abbastanza fedele come cosa. Quindi ha un micro tacchetto, ma non hanno il tacco, in realtà sono basse, quindi non si sentono. Sempre il solito discorso, l'accetto che potete aggiustare come volete, chiusura alla caviglia che appunto in questo modo non stringe. E per me sono tanto 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 carine, tanto 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 comode e sono così. A me piacciono tantissimo. Poi, sempre solito modello. Questa volta le ho prese da Dykeman e le ho prese color cuoio, perché appunto quelle che cercavo un paio di questi sandali così, color cuoio, nere e colorate, un paio colorate. Alla fine ne ho prese due colorate. Comunque, queste sono color cuoio. Tra tutte queste sono quelle che probabilmente mi stanno peggio perché hanno tanti laccetti e tanti buchi, quindi un po' di più l'effetto cotechino c'è. Però sono comode e le ho prese soprattutto da usare per andare in ufficio, perché ora come ora uso delle scarpe da ginnastica e magari andare in ufficio con dei sandali forse un po' meglio che con le scarpe da ginnastica per evitare i beghi. E, bel discorso, vero? Comunque anche queste hanno la cerniera dietro, sono scamosciate, quindi hanno tutti i laccetti che vanno su tipo gladiatore. E sì, sono molto 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 carine. E sempre da Dykeman ho preso delle ballerine. Ero alla ricerca di ballerine nere, che ho preso, anche quelle nere le andrò a prendere prossimamente, però non c'erano il numero, quindi ho provato queste qua che sono bianche per vedere appunto come mi stavano. E mi sono piaciute talmente tanto che le ho comprate, appunto per l'estate, perché spesso mi trovavo a non sapere bene che scarpe abbinare al posto delle solite nere, sono problemi, me ne rendo conto, sono problemi molto gravi e quindi le ho prese bianche, sono in vero cuoio, che può essere un bene o un male, dipende da voi, e molto carine, basse, a me piacciono con la punta e hanno il taglio un po' obliquo. E con accessori e vestiario vario ho finito, quindi passo ora a parlare di beauty.
La prima cosa che vi faccio vedere, di cui mi piacerebbe parlarvi in dettaglio magari in futuro se riesco, è un prodotto per i capelli tinti, per i capelli rosa, ed è un prodotto della Overton, che è un brand americano che fa prodotti appunto per tinte per i capelli. Quindi ho comprato il loro kit, che è il kit per mantenere il colore rosa, cioè in realtà hanno tanti kit per tanti colori diversi. Io l'ho preso appunto per il rosa, il Pastel Pink Daily Conditioner e il Go Deep Overtone Pastel Pink Weekly Treatment. Quindi questa è la maschera. Allora, Overtone costa un botto, ma tantissimo, quindi il balsamo colorato per il mantenimento e la maschera più intensa per rimpolpare il colore. Ne ho sentito parlare molto bene, quindi ho detto va bene, investiamo, lo prendiamo, costa veramente tanto, quindi se anche dovesse essere un prodotto miracoloso, credo che non lo ricomprerò, perché comunque già questi costano tanto da soli. La spedizione costa tantissimo, mi pare sui 15-17 dollari e in più ho pagato 15 euro di dogana, quindi ho speso veramente tantissimo. Per ora ho provato solo una volta il conditioner e mi ha effettivamente ravvivato un po' il colore dei capelli. Non ho ancora provato la maschera, giusto per farvi vedere com'è. Il colore profuma di cicche alla menta, gomme da masticare alla menta. Aspetta, che chiudiamo bene. E nel kit, appunto, c'è la maschera, il conditioner e la mini size del conditioner per il viaggio. Quindi, eventualmente più avanti, se continuo a tenere i capelli rosa, mi piacerebbe comunque parlarvi dei prodotti che sto utilizzando. Ma di questo ne parleremo avanti nel futuro, quando mi sarò fatto un'idea se questi prodotti effettivamente valgono o tanto vale usare semplicemente un po' di pigmento dentro al balsamo bianco come fanno tutti di base. Ho fatto un ordine da macchinaia perché volevo prendere alcune cose che ho trovato tutte su quel sito lì e appunto comprando sono riuscita ad avere le spese di spedizione gratis e quindi ho preso il Batiste XXL, lo shampoo secco, che io lo adoro, ve ne ho già parlato ormai allo sfinimento, ma faccio fatica a trovarlo in quasi tutti i negozi, anche da Boots per dire non lo trovo più, quindi non so se semplicemente hanno smesso di farlo o no, però l'ho comprato lì, ho fatto tipo scorta e ne ho prese mi pare 3 o 4. Poi ho preso la matita sopracciglia di Nabla che ho finito e ho adorato, l'ho letteralmente mangiata, quindi l'ho ricomprata lì. E ho preso anche due dei nuovi Shade and Glow che sono usciti. Li ho presi lì appunto perché in questo modo riuscivo ad avere le spese di spedizione per comprare anche lo shampoo secco, perché comunque sul sito di Nabla c'era la promozione e il prezzo era più o meno uguale. Quindi ho preso due appunto dei nuovi prodotti con anche la loro scatolina. Come Blossom Blush ho preso Regal Mauve, che è questo colore bellissimo, a me piace un sacco. E ha qualche glitterino dentro, qualche shimmerino da su, metti a fuoco, dai. E è un colore molto 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 tenue, ma ha dei glitterini, non proprio glitterini, ma una specie di shimmer al suo interno che lo rende molto discreto e molto molto carino. Della collezione Shade and Glow ho preso Gotham, che appunto è una tinta per, cioè una tinta, uno dei prodotti per il contouring ed è molto 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 chiaro e freddo. Pensavo sarebbe stato eventualmente anche troppo chiaro, però invece me lo trovo perfetto. Probabilmente per l'inverno andrà anche meglio, però fa una riga, cioè una riga. Un colore molto tenue, si vede ma non è eccessivo, quindi non rischio di abbondare appunto con il colore perché comunque è molto tenue. Una cosa bella di entrambi i prodotti è che sono costruibili, non si dice così, però più prodotto usate, più la resa viene marcata. Non parti con il colore super pigmentato all'inizio, quindi riuscite a dosare e a valutare bene l'intensità del colore da dare. Infine ho fatto un ordine da, non mi ricordo il nome del sito, potrei guardarci dal telefono, che però ce l'ho in carica, quindi come al solito ve lo scriverò nell'info box. In realtà
Ho fatto l'ordine da questo sito perché mi servivano dei prodotti di Alchemilla e nonostante Alchemilla venda dal sito, appunto, dal suo sito ufficiale, su questo altro sito, oddio, non mi ricordo, un sito che vende cose bio, però non mi ricordo se è tipo Cuccioli Duomo, ma vabbè. Vendevano appunto Alchemilla con scontati alcuni prodotti che mi servivano, in più riuscivo a raggiungere le spese di spedizione gratis, quindi ho acquistato da lì, anche se casualmente ho preso solo prodotti Alchemilla e li ho presi appunto in previsione delle vacanze e ho preso. Allora, per il mare, quello che mi interessava di più era l'olio solare. Olio solare, alta protezione, fattore di protezione 50 più, via, taglio degli UVA. E ne ho sentito parlare molto bene, avevo letto delle recensioni perché appunto cercavo dei solari bio e ne ho letto molto bene. Alchemilla faceva sia l'olio solare con la spray, sia la crema normale, ma avevo letto che la crema tendeva a lasciare un po' la patina bianca che c'era da riapplicare spesso. E alla fine ho scelto per l'olio anche perché comunque ha l'applicatore spray che mi sembra un po' più comodo. L'unica cosa di cui non sono molto convinta è che prima, quando sono andata a prendere i prodotti dove li avevo messi per fare appunto il video, colava dell'olio. C'era la boccettina che aveva tutto l'olio attorno e non so se è perché, cioè non so cosa sia successo. Spero che sia stata solo una cosa strana che magari ha beccato in qualche modo, aveva beccato il tappo, perché se si dovesse aprire mentre sono via non sono molto contenta, ecco. In realtà sta già uscendo qualcosa, è uscito perché è attorno al tappo, quindi ho paura che mi troverò del olio solare un po' ovunque. Spero sia una questione del boccetta difettosa, magari andrò via avvolgendolo in una borsettina di plastica. E però questa è una cosa che al momento mi dà fastidio. Spero almeno che come protezione sia valida. Ne ho lette le recensioni, ne ho sentito parlare bene, speriamo. Sempre di Alchemilla, sempre come cose solari, ho preso un latte dopo sole alla noce di cocco e monoi. Non l'ho neanche aperta perché appunto aspetto di andare là. Spero che sia un buon odore, però insomma latte di cocco ci sta sempre bene. Un latte dopo sole, ovviamente sono tutti comunque prodotti bio. E qualità vegana, bla bla bla, lenitivo, idratante, calmante. Quindi, visto che c'ero, ho preso anche questo. E sempre visto che c'ero, ho preso, voilà, è caduto il latte dopo sole. Ho preso anche il bagno doccia rinfrescante, sempre della linea estiva. Body foam refreshing con alla menta, fondamentalmente con estratti di menta, ed è un mega bottiglione da mezzo litro. Infatti penso che lo travaserò in una bottiglietta più piccola perché comunque mezzo litro di bagno schiuma per una settimana mi pare un tantinello eccessivo. Tra l'altro questo non l'ho aperto, però sa di menta, sa di fresco. E un'altra cosa che volevo prendere da Alchemilla è caduto anche quello, benissimo, continuiamo così perché sono intelligente. L'acqua di rosa micellare. Io uso l'acqua micellare per struccarmi, ve l'ho fatto vedere anche in un video apposta. Al solito ho indovinato un po', ve lo lascio nell'info box se vi interessi sapere la mia routine di struccaggio. E volevo prendere un'acqua micellare però aromatizzata questo giro, quindi anche di qua ne avevo sentito parlare bene, ho letto qualche review e molte dicevano che non dava fastidio agli occhi, che è quello che mi interessa a me. L'ho provata un pochino, non l'ho aperta del tutto perché comunque devo ancora finire quell'altra che avevo prima. Mi sto dando dell'olio. No. E per ora mi piace, ha un buon profumo di rose, io adoro il profumo di rose. Anche se non è estremamente forte, è abbastanza delicato comunque come profumo, pulisce bene, è un'acqua micellare, quindi va bene, insomma. Struccante viso, occhi e labbra a base di acqua distillata di rose senza siliconi e senza parabeni. Quindi, per ora, per quel poco che l'ho provato, direi che è proprio quello che volevo. E quindi niente, queste sono le cose che ho preso questo mese. Un po' ricca di un po' ricco e comunque non è ancora finito perché, ripeto, probabilmente dovrò prendere una borsa, anzi, dovrò prendere una borsa da mare. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima. Ciao!